ben ritrovati. Inter che gioca contro il Monza, si cerca la vittoria, ragazzi, una vittoria che manca in campionato dalla partita contro il Lecce. Inter che gioca con attacco a due formato da Lukaku e Correa. Vi dico, c'è subito un'azione d'attacco da parte nostra, palla per Gosens che oggi gioca al posto di Marco Bastoni, la rimette in mezzo a cercare Dumfries che stacca anticipato, non è finita, ancora Barella oggi con le scarpe nuove, Barella la rimette in mezzo, Lukaku! Prima occasione, palla buona per Correa, Correa può tirare, Correa, Correa tira, ma mortacci tua Correa, ma tu vales mundà, tu eres la mundà, vales mundà, non puoi giocare così cazzo, poteva tirare, non l'ha fatto. Attenzione, palla, opportunità per Lukaku, Lukaku punta alla difesa del Monza, Lukaku la serve Correa, 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 Correa tiro murato, ma facesse una cosa buona nella sua vita, facesse una cosa buona. Una cosa buona, una cosa buona, Correa la sa fare, eccetto le grigliate, una cosa buona, mamma mia, una, occhio, chiuso, chiuso Caprari, Barella, Barella, attenzione, Dumfries la mette dietro, si era inserito Gosens ma non ha trovato la porta e non ottiene neanche calcio d'angolo. Buon cross rasoterra di Dumfries, Gosens si era inserito, non so perché, come ha fatto a non dare calcio d'angolo, perché ragazzi, cioè, lo vedono anche dal terzo anello che la palla l'ha toccata il difensore del Monza, altrimenti la palla andava verso la porta. Mkhitaryan ancora, sponda, Correa, 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 parata! Oh mamma mia, amico mio, sei pure sfigato. Sei pure, vabbè, ha fatto un tiro patè, da morire dal ridere, cioè un tiro che lo parava qualsiasi portiere decente della serie. Attenzione, Colpani, 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 occhio, bisogna chiudere, bravo De Vrij, bravo De Vrij. Darmian, buona per Barella, 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 allarga per Dumfries, Dumfries può puntare l'uomo sulla fascia, Dumfries la mette dentro a nessuno, mamma, amico mio, ma allenati a fare qualche cross in più, perché non è possibile che fai 10 cross e 8 finiscono dalla parte opposta. Ragazzi, dai Denzel, svegliati, svegliati, svegliati! Cosa dobbiamo? Farti andare in Portogallo tutte le domeniche per farti giocare bene? Cioè, ti dobbiamo comprare una casa in Portogallo che ti attivi solo quando giochi in Champions con le squadre portoghesi? Svegliati, figlio mio! L'ultimo gol su calcio piazzato, se non ricordo male, l'ha segnato Barella a Udine. Poi per il resto, forse no, Di Marco col Bologna, ora non mi ricordo. Però poi io non facciamo un gol su punizione neanche se scende giù la Madonna. Fine primo tempo, 0-0. 0-0, bello schifo, 0-0. Cioè, bello schifo. Solita Inter di campionato. Solita Inter di campionato. Solita Inter di campionato. Nulla di più da dire. Un Inter che... non lo so. Non lo so che problemi ha. Non lo so. Cioè, ragazzi, noi in campionato... sarà che boh, non lo so, ma... oggi c'è un... veramente difficile da... da parlare, da dire qualcosa, anche perché ormai purtroppo ci stiamo tristemente abituando a queste prestazioni qua. È tutto un buttare palle a caso. Non c'è uno che ha un'idea buona. Quei due morti in attacco, ora li deve togliere ora. Correa, vi giuro, mi ha sportato all'esaurimento nervoso. Non voglio più vederlo, neanche se si gioca con la Solbiatese, perché tanto non riesce a segnare neanche con la Solbiatese. Lo togliesse, lo cambiasse, lo buttasse nell'immondizia. Questo dovrebbe fare. Due morti in attacco li abbiamo. Dai, aggredite. Bene. Dai. Dai, Lukaku. Tiro. Fuori di pochissimo, mamma mia, ora. Ma prendesse una volta la porta. Qua Mkhitaryan ha fatto benissimo a pressare. Barella ha servito Lukaku, che ha tirato a giro. Purtroppo la palla è uscita sopra la traversa. Madonna, basta! Basta giocare così da schifo! Madonna, io non ce la faccio più a vedere ste partite. Io vi giuro, sono tentato da spegnere la televisione. Quadrano Inzaghi così. Sembra gli spaventapasseri. Sapete quelli che vengono messi ad Halloween?
Dai, Lukaku, Lukaku, dalla figlio mio! Palla per Dumfries che prova di sinistro, ma prova ad andare da un fabbro a farti aggiustare i piedi. Mamma mia, che robaccia, davvero. Contropiede, 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 occhio! Tiro! Palla fuori di un soffio. Monza vicino al vantaggio. Per me c'era un fallo grande quanto una casa su Barella. Ma sti contropiedi non li puoi concedere. Al di là del fallo, sì, fallo no, dai. Meno male, palla che tocca la parte alta della rete, ma comunque non entra in porta. Non ho parole. Gol del Monza, Caldirola. Gol del Monza, sconfitta numero 11. Sconfitta numero 11 e io godo, io esulto perché siete dei giocatori che valgono zero. Zero! Io godo, godo, godo. È giusto, 11 sconfitte, bravi. Adesso passate col Benfica, passate, andate in semifinale, mettete i post, mettete tutti i post del mondo. 11 sconfitte, roba da non farvi uscire più di casa. Gol del Monza e Scaldirola salta completamente solo. 1-0 per il Monza. Complimenti. Complimenti a tutti. 1-0. Godo. Godo. Non meri questi giocatori, ripeto, possono pure passare. Meritano di essere massacrati dai fischi. Se lo meritano. Perché valgono 0. 0. 0. 0. Qua chi è? Acerbi che dorme. Quello stacca solo. 1-0. Io godo. Godo. Perché gente che vale zero merita di essere punita. E difendete ancora sto qua. 11 sconfitte. Bravi. Bravi. Ora la ribaltiamo sicuro, eh? Sì, Ne abbiamo già ribaltate tante. Colpo di testa, Dzeko non riesce a segnare da due passi, va bene. Ho capito ragazzi, ho capito. Voi lo fate apposta. Ho capito. È finita. Undicesima sconfitta. Undicesima sconfitta. Io veramente non so che dire. Undicesima sconfitta, eh? 11 sconfitte. Io non lo so cosa. Non ho più parole. Dico solo una cosa. 11 sconfitte. 11 sconfitte. Dzeko ora non ha segnato un gol che era più difficile da sbagliare che da realizzare. Io ho una proposta, eh. Non sto scherzando, sono molto serio. Se non volete più giocare il campionato, ritiratevi. Ritiratevi, nessuno vi obbliga a scendere in campo la domenica. Se per voi il campionato non è importante, diamole tutte a tavolino. Facciamoci dare solo sconfitte a tavolino. Ragazzi, almeno così risparmiamo tempo. Io posso tornare, posso organizzarmi le cose qua a Madrid. Non devo per forza tornare a casa a vedere la partita. Magari facciamo beneficenza ad altre squadre che sono più in difficoltà, che hanno bisogno di punti. Ma se non vogliamo giocare più il campionato, ritiriamoci. Non sto scherzando, diamole a tavolino. La prossima dove giochiamo? Con la Lazio? La Lazio deve andare in Champions? 3-0 a tavolino. Diamole a tavolino, non sto scherzando. Diamole, magari cediamo il posto a squadre che davvero vogliono andare in Europa. Io adesso vi saluto. Comunque, in ogni caso, è stato un piacere guardare la partita con voi. Almeno mi avete tenuto compagnia. Almeno abbiamo avuto la possibilità di condividere insieme delle emozioni. Ciao ragazzi.